È piaciuta la visita al castello del Buon Consiglio di Trento, però non mi capacito cosa? che nonostante io abbia cercato e cercato, ho trovato pochi pettegolezzi interessanti da raccontare. Beh, ma sai, è stata governata per anni dai principi vescovi, che proprio per loro natura cercavano di stare alla larga da questo genere di cose, che poi sono le cose su cui si fonda questo canale. Insabbiavano. Esattamente. Ma io qualcosina l'ho trovato lo stesso. Brava amore. Siamo a Trento, in visita al Castello del Buon Consiglio, che si trova proprio nel centro cittadino. Più che un castello in senso classico, questo posto è un conglomerato di edifici che si sono ammassati gli uni sugli altri nel corso dei secoli. È successo perché, ovviamente, ognuno dei principi vescovi che ha regnato su questo territorio per 8 secoli ha voluto aggiungere qualcosa. Se pensate che un principato vescovile sia una cosa strana, ricredetevi. Non era strano. Ma di certo era una gran comodità per l'imperatore del Sacro Romano Impero, perché così poteva di volta in volta assegnare il territorio a gente di suo gradimento. Il primo vescovo degno di nota in questa zona, però, lo troviamo ben prima dell'istituzione del Principato. Correva l'anno 380, senza l'uno davanti, ed era arrivato in questa zona, partendo da Roma, un certo Virgilio. Ma Virgilio chi? La guida turistica di Dante? No, non era lui. Questo Virgilio era uno che era arrivato in zona con la seria intenzione di scacciare l'idolatria e il paganesimo dilagante. Il Virgilio era anche molto amico di un tale Ambrogio, che era già vescovo di Milano e che garantì lo stesso rango anche a lui. Ad un certo punto, però, qualcosa andò storto, perché Virgilio divenne martire. E questa condizione, di solito, si raggiunge solo con una morte degna di un film di Rob Zombie. Pare che le cose siano andate più o meno così. Oh, guarda che bella giornata! Oggi ho proprio voglia di andare in Val Rendena a dire messa e a convertire quei poveri pagani che vivono lì. Noi sì che abbiamo un bel tempio, mica i nostri vicini cristiani. Esatto, loro non ce l'hanno mica una bella statua di Saturno come la nostra. Orrore! Questi pagani venerano un idolo. Li aiuterò buttando nel fiume la loro statua blasfema. La gente del posto non prese bene questo gesto del Virgilio e, imbufalita, si tolse gli zoccoli e lo menò fino ad ammazzarlo. Però avevano ragione. Cioè, è come se uno entrasse a casa mia, prendesse una mia action figure e me la buttasse nel canale. Cosa credi che gli succederebbe? Da allora lo zoccolo di legno è rimasto il simbolo del martirio del Virgilio, il che lo rende, a nostro parere, il santo patrono di tutti quei nipoti che hanno avuto nonni o nonne che erano soliti indossare queste temute calzature. Nonostante questo martirio che un po' si presta alla comicità, il Virgilio è rimasto un santo molto amato nella zona di Trento, tanto che ogni anno si tengono, nelle ultime settimane di giugno, le feste virgiliane. Nelle feste virgiliane la parte burlesca la fa da padrone e tra le altre cose potrete assistere ad un processo farsesco che condannerà quei personaggi pubblici che nel corso dell'anno si sono, per così dire, distinti per aver fatto figure di merda. E i malcapitati saranno poi condannati alla tonca. La tonca era un supplizio inflitto in passato ai bestemmiatori,
e prevedeva di essere imprigionati in una gabbia che poi veniva lasciata cadere nelle gelide acque dell'Adige dalla Torre Verde. Ovviamente, secoli or sono, questa era una vera penitenza, da cui non sempre i malcapitati ne uscivano vivi, mentre oggi i personaggi toncati non entrano davvero nella gabbia, ma sarà una controfigura a interpretarli per amor di spettacolo. E la gabbia sarà buttata giù da un ponte e non dalla Torre Verde, perché nei secoli il letto del fiume si è spostato, lasciando all'asciutto la torre. Un altro spettacolo che si rifà ad eventi storici è la disfida dei Ciusi e dei Gobi, una battaglia tra due fazioni avverse che in una competizione a squadre devono riuscire a impossessarsi della polenta. Il fatto storico da cui proviene questa divertente battaglia si svolse, a quanto si dice, durante la costruzione della cinta muraria di Trento, quando i feltrini, ovvero gli abitanti di Feltre, si presentarono come manodopera. Proprio in quel periodo ci fu una terribile carestia e questi uomini, affamati, assalirono i granai con grave danno delle genti di Trento, che risposero attaccando. Finì in una gran baruffa, con pure le donne della città inviperite che attaccavano e scacciavano i feltrini dopo aver recuperato le provviste, che oggigiorno vengono simboleggiate dalla polenta. Ma adesso lasciamo da parte le feste virgiliane e torniamo ai principi vescovi, che governarono questo territorio dall'anno 1000 fino all'arrivo di Napoleone, totalizzando ben 8 secoli di regno. Capite che in 8 secoli ne sono passati molti e non possiamo parlarvi di tutti, così ne abbiamo scelti alcuni che ci stavano più simpatici. Cominciamo con Giorgio di Liechtenstein, che fece decorare ad affresco gli interni di Torre Aquila dal pittore boemo noto come Maestro Venceslao. La torre fu affrescata con 12 pannelli raffiguranti i mesi, ma oggi ne possiamo vedere solo 11, perché uno era stato dipinto sulla pannellatura in legno di una scala che andò bruciata. Nei pannelli rimanenti, però, possiamo vedere alcune cose interessanti, come i divertimenti in voga alla corte del Giorgio nelle varie stagioni. Ci sono nobili impegnati in una giostra, altri che addestrano dei falchi per la caccia e addirittura in una inusuale scena innevata li vediamo mentre si prendono a palle di neve. Il tutto avviene mentre sullo sfondo i poveri contadini, dipinti in dimensioni più piccole, come a voler ricordare la loro scarsa importanza rispetto ai nobili e al clero, lavorano nei campi senza posa. Se i contadini venivano trattati così, poi non stupiamoci se durante il regno del Giorgio il popolo, vessato da troppe tasse e da troppo lavoro, decise che era ora di un cambiamento. Il Giorgio fu così scacciato e, siccome era stato un tipo litigarello, si era inimicato sia l'imperatore che i più potenti nobili del Tirolo, suoi vicini di casa, e non trovò nessun aiuto. E dopo alcune vicende morì in esilio. Circa un secolo dopo la morte del Giorgio, il principato vescovile finì in mano a Bernardo Kless, che fece restaurare il ciclo dei mesi, ma vi apportò anche alcune piccole modifiche. Per esempio, nel mese di giugno possiamo vedere lo stesso Bernardo, che seguito da una compagnia di musici si avvia verso un gruppo di nobili, mentre si tiene al braccio di... lei? Lui? Qui la faccenda si fa complessa, perché la persona al fianco del vescovo Bernardo, sebbene indossi un abito rosa molto frufru e abbia un prosperoso seno, è anche dotata di una bella, morbida e fluente barba. L'ipotesi più accreditata è che la barba sia stata aggiunta per mascherare il fatto che il vescovo se la faceva con nugoli di fanciulle. Ma noi vogliamo inserire anche alcune idee personali che possiamo riassumere in... Al Bernardo piacevano le donne barbute perché, come dice il proverbio, donna barbuta sempre piaciuta. B. Al Bernardo piacevano gli uomini in abito da donna, ma con la barba. Indipendentemente dalle preferenze del Bernardo, fu proprio lui a far costruire quella parte del Castello del Buon Consiglio nota come Palazzo Magno.
Molte stanze del Palazzo Magno furono affrescate da Dosso Dossi e da suo fratello Battista Dossi, mentre la loggia che affaccia sul cortile dei Leoni fu dipinta da Romanino. Bernardo però si confermò un committente confuso, perché se da una parte ci sono molte scene di moderazione e castità, dall'altra c'è un'uguale quantità di avvenenti e procaci protagoniste femminili. Uno che invece era integerrimo nei suoi doveri di vescovo fu Giovanni Hinderbach, a cui il castello del Buon Consiglio deve le sue bellissime polifere in stile gotico veneziano. Il Giovanni fu uno dei primi a diffondere le sue opinioni mezzo stampa, insieme al suo buon amico Enea Silvio Piccolomini, di cui parliamo più nel dettaglio nel video Supienza. Il suo regno però fu segnato da un terribile evento. Tutto cominciò la sera del Giovedì Santo dell'anno 1475, quando un bambino di 2 anni e mezzo, di nome Simone, scomparve senza lasciare traccia. Il corpo dell'infante fu ritrovato la domenica di Pasqua gettato in un canale e caso volle che nella casa più vicina vivessero una 15ina di ebrei. Al tempo era diffusa la credenza che gli ebrei uccidessero i bambini per usarne il sangue nell'impasto del pane azzimo. E di conseguenza la popolazione non ci mise molto a decidere chi fossero i colpevoli. E un tribunale improvvisato ci mise ancora meno a torturare i malcapitati per estorcere loro la verità. Il Papa, che al tempo era Sisto IV, cercò di fare luce sulla vicenda, ma il Giovanni, antisemita convinto, difese a spada tratta le decisioni del tribunale, avvalendosi anche della stampa, e in breve tempo nacque il culto del Beato Simonino. In risposta a questa vicenda, la popolazione ebraica gettò un kerem, che in pratica è un'interdizione, sulla città di Trento, e da allora nessun ebreo si stabilì più in quella zona. Nuovi dubbi su questa ingarbugliata vicenda furono sollevati dopo il Concilio Vaticano II, e in seguito, nel 1965, il Simonino fu eliminato dalla lista dei beati e le sue spoglie furono tolte dalla chiesa di San Pietro, dove fino ad allora erano state conservate. Le feste virgiliane a Trento quest'anno si terranno tra il 16 e il 26 di giugno, quindi se volete partecipare siete ancora in tempo. E sul sito festevirgiliane.it trovate il programma completo giorno per giorno. Se invece vi interessa visitare Trento in qualsiasi periodo dell'anno e in particolare vi interessa il Castello del Buon Consiglio, vi diamo un piccolo suggerimento. Il castello è adibito a museo. È vero. In pratica, attraversando le sale del castello, potete incontrare le varie collezioni che sono presenti in questo museo, da quelle archeologiche a quelle di arte medievale a quelle di arte più recente. Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a fare un giro sul canale YouTube del Castello del Buon Consiglio, che è pieno di video con un sacco di informazioni utili. Aspetta un attimo, non andate via. Prima di andare sul canale YouTube del Castello del Buon Consiglio, magari se vi è piaciuto il video lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e se vi rimane tempo date un'occhiata al nostro blog e ai social. Per questa settimana è tutto, ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao!